Benissimo, buonasera a tutti quanti, vi porgo il benvenuto da parte della UAR, dal Circolo di Modena. Vi do il bentornati a questa terza videoconferenza che organizza il nostro Circolo. Continuiamo infatti un prudenziale distanziamento sociale e speriamo di poter tornare a incontrarci presto di persona nei nostri tradizionali incontri dal vivo, appena le condizioni di sicurezza ce lo consentiranno. Spesso in passato abbiamo parlato di religione e razionalità. Con questa tornata di conferenza online, invece, abbiamo pensato ad occuparci di quelle che mi piace definire le moderne religioni. Ovvero di credenze irrazionali e sbagliate, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, ma sostenute comunque con furia maniacale dai loro adepti. L'abbiamo anche potuto verificare dal tono del commento che abbiamo ricevuto, appunto, in quelle occasioni in bacheca. Infatti, nelle precedenti due videoconferenze abbiamo trattato di vaccini e omeopatia. Chi se le fosse perso, ha occasione poi di poterle vedere sempre su questa pagina, sulla pagina di UAR Modena, su Facebook, oppure direttamente sul nostro sito www.uarmodena.it. E così è sorto spontaneo domandarci, come poi abbiamo fatto con altri argomenti, come con i miracoli piuttosto che con l'astrologia, come sia possibile non solo che si formino questo genere di credenze, ma come possano addirittura diffondersi e prosperare. La tecnologia, in effetti, ci aveva promesso una diffusione della conoscenza democratica ed universale, un facile ed economico accesso alle fonti, a tutte le fonti. Invece l'impressione è che a livello globale aumentino sempre di più la disinformazione e la menzogna. Per cui, per questo motivo, ci siamo rivolti ad oggi a uno dei forse massimi esperti nazionali di fakes, che gentilmente si è prestato a relazionarci su questo argomento, il professor Walter Quattrociocchi, docente presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Informatica e Statistica presso l'Università di Venezia. Io penso che questa conferenza sarà estremamente interessante e istruttiva. Magari avremo anche modo di scoprire che ciascuno di noi coltiva un suo piccolo giardino di credenze irrazionali non verificate, al dispetto di quanti sforzi possiamo sempre fare per cercare di rimanere obiettivi e di attenerci ai soli fatti. Ricordo per finire che gli utenti di Facebook sono liberi di scrivere commenti e di porgere domande che verranno selezionate e raggruppate a fine conferenza, così che il relatore possa dare la loro risposta. Ricordo inoltre, per chi fosse interessato, che presso il nostro sito, sempre www.armodena.it, sono presenti le registrazioni di tutte le conferenze passate negli anni scorsi, moltissime delle quali a carattere scientifico. Approfitto inoltre di questi pochi minuti per ricordare a tutti i soci che il 29 avremo un'assemblea di circolo, siete tutti quanti, tutti i soci sono invitati. I dettagli per la partecipazione dovrebbero essere stati inviati via mail o comunque vi arriveranno brevissimo via mail. Sperando che il professor si sia aggiunto, gli cedo volentieri la parola. No, deve ancora arrivare. E quindi vi chiedo la cortesia di pazientare ancora qualche minuto. Aveva promesso che in un paio di minuti arrivava, sicuramente avrà avuto un qualche impedimento che non gli ha consentito la puntualità. Per chi fosse interessato fra i soci per il 29, organizzeremo le attività relative a quest'autunno, cioè, e poi all'inverno, e cominceremo a pianificare anche la prossima primavera. Ancora non so dirvi quali conferenze organizzeremo, non sappiamo ancora se saranno online come questa,
piuttosto che dal vivo, anche se io personalmente temo che finché diciamo, la situazione non sarà drasticamente cambiata, dovremo continuare a usare questo genere di strumenti che se da un lato sono comodi perché ci permettono di raggiungere un gran numero di persone che possono appunto tranquillamente raggiungerci da casa senza scomodarsi o assistere alla conferenza in differita, non c'è la necessità, non c'è la necessità di, diciamo, di assistere dal vivo, dall'altro però fanno mancare il calore umano, l'attività, chiaramente la conferenza dal vivo ha un calore diverso, per cui staremo a vedere. Sicuramente quello che faremo, perché l'abbiamo fatto tutti gli anni, tranne il passato, che appunto sempre per motivi di Covid, ma io conto che per maggio prossimo ci si possa riuscire, organizziamo i banchetti, diciamo tra aprile e maggio, adesso le date sono ancora da definire. Il sabato sotto il portico del collegio a Modena è una modalità intanto per farci conoscere presso la cittadinanza, per distribuire materiale. Di solito si parla di 8 per 1000, però in realtà tutte le tematiche a noi più care vengono sollecitate, per cui molti si avvicinano per chiedere informazioni sullo sbattezzo. Si parla molto di scuola, di quanto sia invasiva la presenza della Chiesa Cattolica nelle nostre scuole a tutti i livelli, sia nella scuola, principalmente nella scuola privata che viene finanziata col pubblico, ma gestita direttamente o indirettamente dalla Chiesa Cattolica, anche nella scuola pubblica, però tramite l'ora di religione che è uno scandalo di sé per sé, ma che viene comunque favorita da molti presidi in ogni maniera, rendendo difficile l'accesso alle ore alternative. Poi parliamo di fine vita, problematiche di fine vita, per cui si parla di, in passato abbiamo parlato di biotestamento, adesso si parla di eutanasia, tema dell'aborto che dovrebbe essere un tema superato, in realtà è un tema che ci pone sempre sulla difensiva perché sono diritti che vengono in continuazione minacciati. Ed è anche, diciamo, questo momento dei banchetti a Modena, appunto ricordo i sabati, normalmente sono tutti i sabati o quasi tutti i sabati di aprile e di maggio, è un momento anche per incontrare i soci, per incontrare le persone, per scambiare opinione, per Leonardo, conoscere le persone. Sì, dimmi pure. è arrivato il professor Quattro Ciocchi, adesso lo aggiungo allo stream e quindi possiamo partire, lo aggiungo allo Perfetto, stream. gli do benvenuto anche lui. Salve, Mi gli tolgo. cedo immediatamente la parola perché io l'ho tenuta fin troppo. Grazie. Salve, faccio condivisione schermo così abbiamo una maggiore facilità di interazione. Eccolo qua. Vedete? Datemi un segnale se si vede. Va bene, va Perfetto. bene. Certo. Allora, un po' parliamo del discorso delle fake news, no? Ci hanno invaso con le fake news, ci stanno dicendo che siamo pieni di notizie false, il mondo ha smesso di funzionare bene perché non vanno più. Non esiste più la verità, adesso la verità è minacciata dall'esistenza dei social media e quindi la gente è diventata più ignorante di prima. Però magari forse è un pochino più complicato di così, il mondo è un po' più articolato e a volte le cose non sono così semplici come ci piace pensare. Prima di tutto, proprio nella terminologia di fake news, il gioco di dire fake news significa praticamente cercare di dividere il mondo in due grosse categorie, no?
real news e fake news, però diciamo che già questa immagine, per esempio, fa crollare un po' quell'idea, no? Questa è una fake news o no? Boh, c'è un qualcosa di simpatico, non necessariamente una fake. Oppure questa, qui addirittura siamo nell'ambito delle zebre fake, no? Zebre che si travestono da gnu per sembrare fake news. Oppure questa pure è una fake molto carina, io l'ho condivisa qualche tempo fa. Never give up, non arrenderti mai, nel 2012 era così, nel 2015 invece è diventato tutto muscoloso perché ha seguito una dieta particolare. Ecco, questa invece è una pubblicità degli anni 40, dove si parlava del concetto di acqua radioattiva, no? L'acqua, che è sostanze radioattive per il benessere del corpo e la pulizia del corpo. Proprio perché nel credo comune degli anni 40 c'era l'idea che l'acqua radioattiva potesse dare dei benefici. Non è un caso che tanti supereroi diventino tali soltanto dopo essere entrati a contatto con questioni radioattive. Stessa cosa vale per il cuscinetto ipnotico, cioè oggi noi non compreremo mai l'acqua radioattiva o il cuscino ipnotico. Siamo piuttosto portati a pensare che siano delle fake. Molti ragazzi, quando sono a lezione, questa è una delle cose che faccio vedere durante le prime lezioni, è proprio chiedere quali sono gli elementi che rendono questa informazione fake oggi. La rende fondamentalmente fake la nostra conoscenza scientifico-tecnologica e il nostro senso comune. E come è valso per queste cose negli anni 40, probabilmente lo sarà per le cose che noi crediamo vere in questo periodo. In questo periodo storico, tra 30-40 anni, sarà un po' diverso. Resta che comunque sia il discorso delle fake news, della post-verità, dei danni mostruosi che i social media hanno fatto alla nostra società, meritano una parola dell'anno dall'Oxford Dictionary. Cioè l'Oxford Dictionary nel 2016 mette come parola dell'anno post-verità. Post-verità o post-truth, che starebbe un pochino come il fatto che l'essere umano si lascia influenzare di più dalle emozioni che dalle informazioni fattuali. Ecco, fondamentalmente stiamo dicendo che nel 2016 abbiamo scoperto che l'essere umano non è razionale. Lo sapevamo anche un po' prima. Però non ci torna qualcosa, non sta tornando qualcosa. Questa idea delle fake news è sintomatico di un qualcosa che non va a livello sistemico. Come se qualcuno non controllasse più l'informazione. La verità ormai non è più sicura come prima e girano un sacco di fake news. Probabilmente, se la vediamo da un contesto narrativo, possiamo cominciare a pensare che forse, come successe nella stampa, nell'invenzione della stampa a caratteri mobili, in cui ci si preoccupava, gli ecclesiastici si preoccupavano del fatto che stesse circolando l'informazione vera, smettesse di circolare l'informazione vera, cioè quella che dicevano loro, in questo contesto Facebook, i social in generale, hanno aperto, come diceva ignorantemente Umberto Eco, ignorantemente perché non aveva capito i risultati di cui parlava, della diffusione dell'informazione libera che circola senza mediazioni. Il punto è che si è tanto speculato su questi problemi, su questa problematica, si è tanto speculato, si sono fatte tante supercazzole, si sono dette tante di quelle cavolate che non ne vale la pena veramente fare debunking, anche perché come vedremo fare debunking è abbastanza inutile, e fondamentalmente ci siamo posti, io col mio gruppo di ricerca nel 2013-2014, quando stavo ancora a Boston, di interfacciarci con i dati per in qualche modo rispondere a domande che venivano dalla sociologia. L'idea nasce da un articolo di David Lazar nel 2009 in cui dice: ragazzi, abbiamo una tonnellata e mezza di dati dal 2016 al 2018, sono stati prodotti tanti dati, quindi sono stati scritti tanti caratteri quanti ne sono stati scritti dalla prima tavoletta sumera al 2016. Abbiamo una quantità di dati sconfinata, possibile che questa quantità di dati sconfinata non la possiamo utilizzare per studiare il comportamento umano e la società in un modo nuovo? E si comincia a fare un po' di ricerca su queste cose. Per esempio, in alto a sinistra abbiamo la distribuzione dei linguaggi nello stato del New Jersey, guardando a Twitter. Cioè, guardando i tweet, riesco a capire in che lingua si parla in una determinata zona di uno stato. E faccio una mappa etnografica.
In basso a destra abbiamo la distribuzione del movimento Occupy su scala globale guardando i dati Facebook. E fondamentalmente sono visualizzazioni tutte, nuove, senza precedenti, no? Parliamo di questa ondata comincia nel 2011, nel 2010-2011, quindi parliamo già una decina d'anni fa. Il problema è che questa non è scienza, nonostante queste cose siano state pubblicate su riviste scientifiche, uno è pure il mio. Questa è statistica descrittiva. L'immagine del New Jersey, la rifaccio oggi, sarà diversa. E questa immagine non mi dice nulla sul processo. Poi c'è un altro problema enorme che stiamo affrontando in questi periodi, che la maggior parte delle ricerche che vengono dalla psicologia sociale, dalla psicologia e anche da altre branche affini, sono equiparabili a aria fritta, nel senso che falliscono i test di riproducibilità. Il 50% degli esperimenti pubblicati in articoli scientifici di riviste internazionali soggette a peer review che vengono dalla psicologia sociale, nel 50% dei casi non sono riproducibili. Cioè, ovvero, l'esperimento non significa nulla, non abbiamo il controllo sull'esperimento, fallisce sulla controllabilità. A che praticamente ci siamo posti un po' in una direzione un pochino più, onnicomprensiva, con la sfida, no? Con la sfida scientifica. Come si fa a sfruttare quei dati per rispondere a domande sulla nostra società, sulla psicologia sociale, sulla nostra società come sistema, senza incappare in quegli errori grossolani che spesso facciamo quando teorizziamo, interpretiamo male quello che succede nel mondo, quello che ci riguarda. E come l'abbiamo affrontato? L'abbiamo affrontato semplicemente cercando di mettere insieme le scienze dure con le scienze morbide. Il problema è che le scienze dure hanno mangiato le scienze morbide, perché non è vero che esiste un metodo scientifico interdisciplinare. Esiste un unico metodo scientifico che è collezione dati, trasformali, analizzali, fa un modello e valida l'ipotesi. L'unica parte forse blandamente interdisciplinare è la parte della formulazione della domanda di ricerca. Ovvero, quando vogliamo rispondere ad una domanda, dobbiamo guardare ai dati che abbiamo e cercare di capire a quale delle domande che vengono dalla sociologia, dalla scienza della comunicazione, dalla semiotica, dall'antropologia, possiamo rispondere guardando a quei dati. Ci abbiamo provato, non è stata facile, perché ovviamente questo nuovo metodo di affrontare la questione mette fuori uso tante diatribe, tante autoreferenzialità accademiche che si costruiscono sulla chiave interpretativa, no? Spesso quando leggiamo dei trattati che vengono dalle scienze umane, leggiamo degli esercizi di scrittura basati sull'intuizione, ma che nulla hanno a che fare con la formulazione di un'ipotesi, una validazione e una misurazione. E il problema grosso, quando il problema è posto in questo modo, è che le supercazzole, una volta che c'è l'esperimento, non le puoi più fare. L'esperimento ti dice un risultato, ti dà un risultato. Se il risultato è corretto, è verificato e controllabile, è vero. Non puoi scappare con l'idea dell'intuizione che va sull'agenda bias, insomma, il delirio, da scrittura creativa, proprio spesso di alcuni accademici delle scienze umane, non trova più terreno fertile. E in questo contesto noi ci siamo formalizzati sulla questione della diffusione della disinformazione online. Partiamo da un esperimento di psicologia sociale, l'esperimento di psicologia sociale di Ash, che viene fatto nel 1951, consiste nel mettere 10 persone dentro una stanza. Di queste 10 persone soltanto una è la cavia reale, gli altri 8-9 sono attori che stanno lì per suggerire la risposta sbagliata alla domanda: quale delle barrette A, B e C è lunga quanto l'exhibit 1? La risposta è facile, è A. Si conta nell'esperimento quante volte il soggetto, la cavia reale, si lascia influenzare dando la risposta sbagliata. E quello che avviene è che su 18 prove, 12 danno esito per la risposta sbagliata. Questo significa che siamo imbecilli? Che siamo influenzabili? Parzialmente. È stato rifatto lo stesso esperimento ponendo la stessa identica domanda nello stesso identico setting. L'unica differenza stava nel fatto che l'utente, la cavia, doveva dare la risposta scrivendola, senza che nessun altro la vedesse. Rifacendo quell'esperimento viene esattamente l'opposto. Su 18 prove, 12 sono
per la risposta corretta. Quindi c'è qualcosa che nella nostro apparire sociale ci fa tendere a dare un'informazione sbagliata per omologarci al sistema, probabilmente. Poi se la guardiamo invece dal lato strettamente della fisica, troviamo purtroppo l'altro problema. Da un lato abbiamo le supercazzole a go-go, da quell'altro abbiamo il riduzionismo estremo che riduce una montagna a un cono, un po' tutti i discorsi che si facevano con Mandelbrot, da Mandelbrot in poi. E un po' l'abbiamo incontrati anche in questo filone di ricerca, cioè se noi vogliamo studiare il contagio sociale e ci rivolgiamo a un fisico, il fisico ci dice che il contagio sociale evolve come se fosse un virus. Però c'è un piccolo problema: il virus non me lo scelgo, cioè non decido di prendermi il virus dell'influenza oppure di non prendermelo, che sembra una differenza sciocca, ma è una differenza sostanziale in ambito modellistico, se voglio implementare il sistema di equazioni per fare questa cosa, perché significa che io devo tener conto nella diffusione del virus, se vogliamo mantenere la metafora del virus, dobbiamo considerare un virus come un recettore dotato di intenzionalità, fiducia, attitudini, resistenza e affinamento alle norme sociali, e una cosa un pochino più grossa che si chiama confirmation bias, il famoso pregiudizio di conferma. Poi c'è un altro elemento che mettiamo sul tavolo, così più o meno li abbiamo finiti. L'elemento più importante è l'effetto e l'impatto dei media, una cosa che viene chiamata agenda setting. Un'informazione più viene riportata dai media, più sembra essere percepita come importante. Oggi parliamo di Covid o di elezioni, perché abbiamo tanto sentito parlare di Covid e di elezioni, di conseguenza l'utente finale tenderà a considerare queste informazioni ripetute molto spesso come le più importanti. Il punto cardine, diciamo, il punto in cui c'è il punto di snodo, avviene nel momento in cui c'è un passaggio da un sistema in cui l'agenda setting, quindi gli argomenti che sono importanti e percepiti come importanti, vengono selezionati da un'elite di giornalisti o esperti che si riunisce nella redazione del giornale e decide a quali argomenti dare spago oppure no. Ad oggi, invece, gli ultimi 20 anni, diciamo, questo marchingegno si è rotto, si è drammaticamente crinato, forse in maniera irrimediabile. L'agenda setting non è più prerogativa di un'elite, ma nasce dal basso, nasce dai like, nasce dall'interessamento delle persone ad alcuni argomenti, nasce dal fatto che ci sono molte più fonti di accesso e le fonti diventano popolari in base al numero di like, condivisioni e commenti che ricevono. Quindi si parla di fake news laddove ci si trova in un contesto completamente disintermediato. Si parla di disintermediazione. Ognuno può trovare l'informazione che più aderisce alla sua visione del mondo e la trova. Facebook, infatti, nasce come piattaforma nelle dichiarazioni di intenzione del 2007, nasce come una piattaforma che non vuole creare una nuova comunità, non vuole creare un nuovo mondo. Vogliono soltanto permettere alle persone di comunicare, prendere informazioni e condividerle. Il problema però è la qualità di queste informazioni. Se tutti sono produttori di informazione, nessuno è esperto. Tante risposte equivalgono a non averle. E il giornalista che in genere si lamenta dell'esistenza delle fake news, forse si dimentica che, per esempio, un esempio molto carino, molto aneddotico. Nel 2015, ci viene fatta una conferenza stampa alla Quantico University, l'università dei militari negli Stati Uniti. In questa conferenza stampa viene annunciata una esercitazione militare sul suolo del Texas, antiterrorismo. Ci sono i giornalisti che sono lì seduti, che fanno il live tweet, quindi informano su Twitter quello che si sta dicendo all'interno della conferenza, e quello che succede è che nell'arco di poche ore esercitazione militare sul suolo del Texas diventa, come nel gioco del telefono, per colpa dei giornalisti, diventa Obama vuole fare un colpo di Stato sul suolo del Texas. Chi ci ha creduto? Tutti. Tanto che il governatore del Texas, Greg Abbott, allerta la Guardia Nazionale per presidiare i confini in caso di invasione. Eppure noi non è che siamo stati immuni da questo, cioè questo fa parte di un esperimento carino che abbiamo fatto.
prendere un'immagine simbolica molto, molto importante, molto potente, come quella di Pertini, che rappresenta la buona politica, presidente amato, è diventato una metafora, è diventato un simbolo, e fargli dire qualcosa di fortemente anti-istituzionale, quasi un'incitazione alla rivolta. Quando un governo non fa ciò che il popolo vuole, va cacciato con le mazze e con le pietre. Ecco, lui non l'ha mai detta questa frase, l'ha detta, è stata smentita molte volte dalla Fondazione Pertini. Nonostante questo, finisce sui flyer, sui volantini, che invitavano le persone a manifestare con la protesta dei forconi. E Santoro, in questo spezzone di anno zero, chiede al uno dei massimi rappresentanti del movimento dei forconi: perché avete messo l'immagine di Pertini sul flyer, pure se quell'immagine non l'ha mai detta? E la risposta è illuminante. Lui dice: io non ho scavato se l'ha detta Pertini, non ho scavato, però è una frase che ci piace. Protesta, diciamo, le manifestazioni che si stanno svolgendo, ma la convocazione era: cacceremo questo governo con le mazze e con le pietre, anche con le mazze e con le pietre. Cioè, questo è scritto nel volantino di convocazione, non è che è un'invenzione della stampa, l'avete scritto voi. Non so se l'ha detta Pertini quella frase, non lo so, perché qualcuno dice che l'abbia detta Pertini, io ora non ho scavato molto, però è una frase che ci piace. Si è sentito? Mi date un feedback se si è sentito? Giovanni, sì, è perfetto, grazie. Ecco, e stessa cosa per un'altra fake, quello che dice: ieri il Senato della Repubblica ha approvato con un sacco di voti una legge che rifinanzia i parlamentari in crisi in caso non venissero rieletti, quindi i parlamentari che sarebbero cacciati dal governo, con ben 134 miliardi di euro, da destinarsi ai deputati che non trovano lavoro nell'anno successivo alla fine del mandato. Ora, non ci vuole molto a capire che 134 miliardi di euro sono una cifra spropositata, parliamo di 6 finanziarie più o meno, e che i senatori della Repubblica sono molti di meno di 257 più 165. E oltretutto, il testo che accompagnava questa immagine recitava: se credi a questa bufala ti meriti il governo che hai, sei un boccalone. Cioè, questo era uno scherzo dichiarato. Questo ha fatto 1.300.000 condivisioni. Eppure questa finisce nella narrativa dei forconi. Senti, ancora voi non ne parlate. Voi state parlando di fare i fondi. Avete fatto una cosa, avete fatto un fondo per i TFR dei deputati che perdono il posto dei deputati. Vi dovete vergognare! E qui saremo tutti portati a pensare, immagino chi ci sta seguendo sarà portato a pensare che siamo sommersi da una marea di imbecilli, cioè ci aveva ragione Umberto Eco, siamo internet ha dato voce agli imbecilli, quindi adesso gli imbecilli parlano. Ecco, la mia tesi è un po' più stringente, è che tutti, messi nelle giuste condizioni, diamo il meglio di noi in quanto imbecillità. Questa ne è una prova, un piccolo scherzo, una prova aneddotica. Faccio un'intervista per Wired Italia nel 2016, dove dimostriamo fondamentalmente che il comportamento dei complottisti in termini di consumo di informazione tende ad essere molto simile, cioè non c'è molta differenza tra chi segue fonti di informazioni relative alle scie chimiche rispetto a chi segue informazioni relative all'omeopatia, ok? Cioè si comportano, sono tutti uguali, ok? Walter Quattrociocchi, che è il mio nome, nell'articolo viene riportato molte volte, quindi possiamo assumere con ragionevole certezza che se hai letto l'articolo hai idea di chi sia Walter Quattrociocchi, ok? Ecco, Walter Quattrociocchi invece di fare, si finge un complottista offeso e dà dei segnali molto importanti, scrive: svegliatevi, scrive: perché è meglio chi si informa sulle fonti ufficiali come CKO Quark? Svegliatevi. Neanche 3 minuti dopo arriva un tizio e dice: calla, ma l'hai letto l'articolo? Ecco, nell'articolo c'era scritto il mio nome. Chi è che non ha letto l'articolo? Io o lui? E di fatto ci abbiamo messo buoni 20 minuti per fargli capire che era uno scherzo e che Walter Quattrociocchi era l'intervistato. E lui, di suo, si proponeva come un paladino della giustizia anticomplottista che voleva zittire e sminuire il povero complottista offeso e scemo, tonto.
E quindi ecco qua, basta dare pochi simboli, basta dare per la trappola ci vuole poco, basta fingersi in quello che uno sta cercando e lì la trappola scatta facilmente. Perché siamo tutti un po' più o meno soggetti a errore. Il nostro cervello percepisce per approssimazioni, approssima, costruisce, completa. In questo contesto, per esempio, si chiede sempre qual è il cerchio più grande al centro. E noi sappiamo benissimo che sono uguali, perché questa è un'immagine che abbiamo visto tante volte, però il nostro cervello vede più grande quella di destra. O qua, il nostro cervello si arrabbia, perché se gli chiediamo di contare le zampe dell'elefante, non chiude il cerchio. Scarica delle sostanze che danno un senso di frustrazione perché non riusciamo a chiudere il gioco. E qui invece vediamo più triangoli di quanti ce ne siano realmente, cioè perché realmente dei triangoli non ce n'è neanche uno. Però il nostro cervello tende a vedere linee anche laddove non ce ne sono, quindi completiamo. Oppure possiamo far vedere le gambe mettendo i wustel, oppure invece capire che invece di essere wustel sono dita. E possiamo sfruttare questa nostra inaccuratezza per fare degli esperimenti. È un po' quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo creato una batteria di informazioni fasulle, per la maggior parte scherzi, ci sono servite per misurare come si comportano le persone che sono esposte a determinate narrative, per esempio nel caso di quella complottista, come ci si confronta con un'informazione che contiene elementi palesemente falsi, perché ce li abbiamo messi noi, ma che tendono anche al surreale. Cioè, per esempio, se tu credi alle scie chimiche, come reagisci a uno che ti dice che nelle scie chimiche c'è il Viagra? E, di fatto, questa è una cosa tanto divertente, però, insomma, è un argomento molto sentito. Dal 2013, la Massive Digital Misinformation è considerata come una dei mali, delle maggiori minacce per la nostra società, per la società contemporanea. E perché un po' perché c'è la globalizzazione, un po' perché c'è l'interconnettività sempre più forte e quindi vediamo gli effetti della globalizzazione espressi sull'interconnettività, vediamo un processo scientifico e tecnologico che evolve in una maniera mostruosa e poi c'è l'analfabetismo funzionale. E con l'analfabetismo funzionale è un po' un'altra bufala, insomma, l'idea che non capiamo i testi che leggiamo su internet è facile a dirsi, il problema è che siamo sommersi da informazioni. Il nostro cervello c'ha un time span di attenzione che non dura più di 8 secondi, il clock dell'attenzione dura più di 8 secondi, e noi siamo sommersi da 200 almeno in media articoli al giorno attraverso i social, ognuno richiede un minuto, due minuti di attenzione, il nostro cervello rimane sempre con un clock di attenzione di 8 secondi. Quindi con tutte queste informazioni che circolano, a un certo punto il povero cervello dice no, sono troppe, io vado per approssimazione. La butto via, chi se ne frega, tanto non l'ho detto io, un po' come faceva quello prima dei forconi, no? E poi c'è stato detto che il fact-checking è una carta da giocare contro la diffusione di informazioni false, perché se noi ci impegniamo veramente, a un certo punto riusciremo veramente a capire se qualcosa è vero o qualcosa è falso. Purtroppo, per esempio, questa immagine ci fa capire che non è proprio così. Ci saranno alcuni di voi che la vedono bianca e oro, altri che la vedono blu e nero. E quello non è vero o falso, quella è una capacità percettiva. Dipende da come percepiamo i colori, il nostro gradiente di colore. Ecco, a volte semplificare troppo uccide. Dividere il mondo in fake, non fake, può portare a dei paradossi. Paradossi in cui poi, se troppo forzati, si arriva a dei contesti strani, cioè come pensiamo ad esempio l'idea dice mettiamo qualcuno a dire che cosa è vero e che cosa è falso a valle di una realtà che invece è a monte, complessa e articolata. Mi ritrovo a valle San Pietro con le chiavi che mi dice questo è vero e questo è falso. Il giorno che San Pietro sbaglia, tutta la filiera di credibilità si è bruciata. Infatti guardate quello che è successo con il Covid. La comunicazione scientifica ai tempi del Covid è stata una specie di catastrofe, con tutta la corsa che c'è stata al farsi vedere, al voler dire per forza la propria, anche se i dati non erano completi, ancora le ipotesi non erano validate, ne abbiamo dette di tutti, di ogni colore. Di fatto la credibilità scientifica ne ha subito le conseguenze in maniera abbastanza grave. Perché il problema vero è che le citazioni su internet sono false, diceva Albert Einstein.
Sono false perché Albert Einstein non è Albert Einstein, ma è Bruno Lau. Sì, Albert Einstein era morto mentre c'era internet, quando è morto molto prima che venisse internet. E questa serve per capire un po' come funziona il nostro cervello quando richiamiamo un'informazione. Albert Einstein. Quasi tutti voi, sentendo il nome Albert Einstein, richiameranno nel cervello un'immagine a bianco e nero con il tizio con i capelli spettinati che fa la linguaccia, un uomo con i capelli arruffati, con i baffi che fa la linguaccia. E un po' ci assomiglia a Bruno Lauzi. Poi c'è qualcosa che ci stona perché c'è Bruno Lauzi con la chitarra, quindi si capisce subito che non è lui. Però inneschiamo quei meccanismi che sono molto veloci, cioè è molto facile confondere ed ingannare sui social. E quello che ci siamo chiesti di fare noi in maniera molto, molto semplificata è: ma che ruolo ha il pregiudizio di conferma nella diffusione delle informazioni? Non è che questa storia delle fake news è un po' una bufala, una fake news, ma è una cosa un pochino più articolata, più complessa, più strutturata, e ha a che fare con i nostri bias intrinseci quando esposti a tonnellate di informazioni che fluiscono. Non è magari possibile che io cerco semplicemente l'informazione che aderisce alla mia visione del mondo e ignoro l'informazione a contrasto? Questo è confirmation bias. Accetto le informazioni che mi danno ragione, ignoro le informazioni che mi danno torto. Facciamo questo esperimento. Prendiamo tutte le pagine complottiste su Facebook e le pagine scientifiche su Facebook, Italia e Stati Uniti, esperimenti su numeri grossi, analizziamo il comportamento di 3 milioni di persone in Italia e di 55 milioni negli Stati Uniti, sempre su pagine scientifiche e pagine complottiste. Quello che troviamo è banalmente semplice. Chi segue fonti di informazione complottista segue solo fonti di informazione complottista, chi segue fonti di informazione scientifica segue solo fonti di informazione scientifica. Se andiamo a vedere come le amicizie che abbiamo online si riflettono su questa tendenza a cercare e fidelizzarsi soltanto con una narrativa, troviamo che chi ha amici complottisti è circondato quasi completamente da amici complottisti, chi segue fonti di informazione scientifica è circondato da utenti che seguono quasi esclusivamente forme di informazione scientifica. E questo plot, quello a destra, il grafico a destra, è la prova dell'esistenza delle echo chamber, le casse di risonanza. Gruppi di persone omofile che condividono gli stessi interessi online e che lavorano e strutturano insieme una narrativa. Come rispondono gli utenti complottisti a informazioni palesemente false che raccontano la loro che contengono informazioni relative alla loro visione del mondo, ma contengono elementi palesemente falsi? Le trattano come se fossero informazioni aderenti alla loro narrativa, non ci fanno caso, non importa che ci sia scritto che le scie chimiche contengono il Viagra, non importa, tanto non l'ho detto io. Non importa, l'importante è che parli bene delle scie chimiche, l'importante è che mi dica qualcosa in più sulle scie chimiche e che alimenti il credo condiviso del gruppo. Viceversa, come rispondono a informazioni che non confermano la loro visione del mondo, anzi la smentiscono. I famosi post di debunking, no? Quando abbiamo attivissimo, bufali un tanto al chilo, tutta quella tribù là. Come reagisce un complottista quando è esposto a questo tipo di informazioni? Ecco, detto proprio tranchant, non le caga neanche. Soltanto una piccola forchetta interagisce mettendo like o commentando. Ma di quella piccola forchetta, molti saranno, tramite confirmation bias, saranno portati a pensare che almeno questo debunking a qualcosa serve, perché serve a quella piccola frazione del 5-10% di complottisti che interagisce con le fonti di informazione di correzione. Beh, ecco, notiamo una cosa che è abbastanza devastante. Questo risultato in particolare ha fatto chiudere la colonna che era dedicata, la rubrica che si dedicava alla smentita delle bufale del Washington Post. A dicembre del 2016 chiude la rubrica mettendo questo grafico in stampa e dice che l'essere umano complottista, se esposto ad una fonte di informazione che dà correzione, reagisce diventando più attivo sulle fonti di informazione complottista, cioè crea un effetto di rinforzo nel consumo di informazione che in qualche modo io volevo smentire. Si chiama effetto backfire, effetto rinculo. E questo ci ha permesso di disegnare un modello per capire la diffusione delle informazioni online, e non segue per nulla la dinamica delle informazioni virali come si pensava secondo alcune teorie fisiche dell'epoca.
Il processo invece evolve per omofilia, cioè evolve in gruppi separati e distinti. La condivisione di contenuti avviene in cluster, in tribù. Si va alla ricerca di informazioni, ci si procaccia queste informazioni e poi si condividono con i propri commilitoni. E seguendo questo modello siamo riusciti a creare un modello con una capacità predittiva molto alta su dove passeranno alcuni tipi di informazione. Mediamente ripasseranno dove già sono passate. Ultimo ingrediente del modello, e poi facciamo una sintesi generale, il modello ci dice che più una persona è immersa in un echo chamber, quindi più siamo in un gruppo di persone omofile, più tenderemo ad essere estremi nell'esprimere le nostre posizioni. Questa è una teoria che nasce nel 2008, più o meno, mi sembra, con Sunstein. E la teoria dice che in una giuria, se metto una persona estremista, da sola tenderà a non esprimersi in maniera particolarmente efferata rispetto al suo credo. Se ne metto due, invece, due estremisti, questi due si daranno man forte e tenderanno a esprimere con gran forza il loro parlare. Questo è un po' l'effetto dei social, no? I social innescano un meccanismo di connessione, di rinforzo tra anime estremi e tra anime estremi, che in queste echo chamber crea un'esasperazione del processo. E lo misuriamo. Misuriamo come al crescere della persistenza degli utenti nell'echo chamber aumenta la negatività dei commenti. E quello che troviamo è che c'è una drastica tendenza verso la negatività. Più si commenta, più si parla male, più si è estremi, più si è negativi. Ma è ancora peggio se due utenti di due tribù diverse si incontrano. Se metto il computista a discutere col professorone, quello che è convinto di saperne tutto perché ha fatto mezzo esame di fisica e spiega la meccanica quantistica, che va a spiegare la meccanica quantistica al complottista, mediamente partono le mazzate, cioè vanno di bazooka, si menano proprio, c'è la rissa. E di che cosa si parla nell'eco chamber complottista? Se facciamo lo zoom all'interno, quello che vediamo è che gli argomenti che trattano sono gli argomenti che mettono ansia. Si parla di dieta, di ambiente, di geopolitica, di salute, e spesso se ne parla con un tono del tipo: io spero in qualcosa di più di quello che la scienza mi offre, al punto di pensare che la scienza mi sta prendendo in giro. Per quello delle cure alternative, i vari metodi dell'energia infinita, Tesla che non gli è stato permesso di dare l'energia infinita, insomma, si cerca una visione del mondo narrata, una narrazione, una specie di mito poiesi, tanto che c'è un filosofo, inglese, Martin Bauer, che postula un'ipotesi, mette su un'ipotesi, dice: ma non è che sto pensiero complottista poco ha a che fare col pensiero quasi religioso? Cioè, cerchiamo una spiegazione per qualcosa che non capiamo, perché non siamo disposti ad accettare l'assenza di risposta, la completiamo con qualcosa di più? E probabilmente dietro c'è questo, ma questo lo fanno anche gli scienziati, rendendo scienza qualcosa molto simile alla liturgia ecclesiastica, con i suoi sacerdoti e tutto. Tanto che ho sentito fisici importanti parlare della fisica come della scienza come metodo scientifico, come dogma. Ecco, se esiste qualcosa che è antidogmatico, è veramente il metodo scientifico. Quindi questo mette un po' in discussione quanto alcuni esponenti del mondo accademico considerino la loro posizione pregressa. Questa in alto a sinistra era la colonna del Washington Post, che il titolo della colonna del Washington Post che chiudeva quando uscivamo con il risultato che il debunking, a smentire le bufale, non funziona. E poi la storia delle echo chamber è stata presa molto, molto, molto seriamente, insomma, se ne è parlato molto, siamo finiti su Scientific American, siamo stati tradotti in più di 10 lingue, su varie volte, ma la soddisfazione più grossa è stata che Cass Sunstein, che è quel teorizzatore della teoria della polarizzazione dei gruppi, nonché appartenente al gruppo ristretto, alla cerchia amministrativa dell'amministrazione Obama, ci scrive dicendoci che abbiamo fatto un lavoro per lui molto molto fabulous e path-breaking, cioè favoloso e che rompe un paradigma, perché abbiamo utilizzato un nuovo metodo, è vero questo, abbiamo utilizzato un altro metodo e ha funzionato, ma soprattutto ha funzionato per lui, perché lui nel 2002 scrive un libro che si chiama Echo Chambers, che fondamentalmente lui aveva teorizzato quello che noi abbiamo trovato indipendentemente. Noi l'abbiamo trovato misurando. E ovviamente lui la mattina che si sveglia su Twitter trova che un gruppo di italiani
ha verificato tutte le sue teorie, lo rende molto contento, un po' di confirmation bias all'opera. Però pure lui non aveva capito proprio benissimo il messaggio. Lui dice, how Facebook make us dumber, come ci rende più idioti. Ecco, non è che Facebook ci rende più idioti, è che siamo sempre stati idioti, soltanto che è più manifesto. E dal 2013, vi avevo detto prima che dal 2013 il Global Risk Report del World Economic Forum parla della disinformazione come una delle minacce globali. Ecco, dal 2016 al 2017 e a oggi utilizza il nostro modello per discutere le tematiche di disinformazione. Quindi più o meno è arrivato dappertutto tranne che in Italia, perché c'è un po' la resistenza alle cose nuove che funzionano. E il gioco è questo fondamentalmente. Quindi, ricapitolando, il modello è questo. C'è un mare magnum di informazione, perché è esplosa la quantità di informazione, sono libero di pescare l'informazione che più aderisce alla mia visione del mondo, se non c'è la faccio io e la propongo al mondo, e una volta che l'ho trovata, quindi ho trovato la mia pagina di riferimento, il blog di riferimento, finisco là e comincio ad interagire con questa fonte. E comincio ad interagire con altri che sono finiti lì per lo stesso motivo per cui ci sono finito io. E quindi si innesca quel meccanismo di rinforzo che viene chiamato effetto echo chamber, effetto camera ecoide, camera di risonanza, dove fondamentalmente collaboro, coopero con un gruppo di persone affini per strutturare e rinforzare una narrativa condivisa. Se qualcuno mi manda informazioni che aderiscono alla mia visione del mondo, pure se sono false, chi se ne frega, tanto l'ha detto qualcun altro, e la inglobo nel mio dominio narrativo, nel mio bacino informazionale. Se qualcuno arriva e mi dà torto, quindi attacca i miei totem, io mi arrabbio e divento molto più vorace nel consumo di informazioni che mi danno ragione. Più sto nell'eco chamber, più il mio pensiero si radicalizza. Questi sono i grandi pilastri della teorizzazione empirica dell'eco chamber. Non può venire qualcuno e dire che questa cosa non è vera, perché è misurato. Ci hanno fatto però un'obiezione forte, ci hanno detto grazie al cavolo che trovate le echo chamber, avete preso due narrative completamente distinte, avete preso scienza e complotto una contro l'altra, e normalmente questo fenomeno è mutualmente esclusivo. Abbiamo preso l'obiezione e abbiamo costruito un altro esperimento più grosso del precedente. Credo che ad oggi sia l'esperimento più grosso in termini di numeri di utenti presi in esame. Abbiamo analizzato il comportamento di 376 milioni di persone, di come 376 milioni di persone si sono informate attraverso i social media dal 2010 al 2015. Cioè come si sono informate attraverso Facebook, come hanno interagito con i post di informazione passati da Facebook. E quello che troviamo invece è purtroppo una conferma dell'ipotesi precedente, del modello precedente. Cioè, più sei attivo, meno pagine segui. C'è una specializzazione dell'attività dell'utente. Più siamo attivi, meno cambiamo fonti. Più ci specializziamo, più ci chiudiamo, più ci segreghiamo. E troviamo infatti le echo chamber anche nelle testate giornalistiche. Le troviamo nel Brexit. Il Brexit è identico a scienza e complotto, il plot. Chi segue fonti di informazione pro Brexit segue solo fonti di informazione pro Brexit, chi segue fonti di informazione pro Remain segue solo fonti di informazione pro Remain. E non si parlano mai e parlano delle stesse cose ma in maniera diametralmente opposta. Se parlo bene della Merkel nell'echo chamber pro Remain, parlo male della Merkel nell'echo chamber pro Leave. Il meccanismo è perfettamente simmetrico e perfettamente mappabile matematicamente. E vediamo la stessa cosa anche nelle vaccinazioni. Chi segue fonti di informazione anti-vax, segue solo fonti di informazione anti-vax. Chi segue fonti di informazione pro-vax, segue solo fonti di informazione pro-vax. Il problema è quel buco in mezzo in cui non c'è nessuno che segue entrambe le parti. Quell'esistenza delle echo chamber. E lei parla in inglese e suggerisce il modo di uscire dalle echo chamber. E parla in inglese, ve la faccio sentire. Ascolta, we enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought, end quote. That was John F. Kennedy in 1962. But the problem has only become worse. From the Facebook and Twitter feeds we monitor to the algorithms that determine the results of our web searches based on our previous browsing history and location, our major sources of information are increasingly engineered to reflect back to us the world as we already see it. They give us the comfort
of our opinions without the discomfort of thought. So you have to find a way to break out of your echo chambers. This is tougher than it sounds, especially when it comes to the issues you care most about. But it is in your interest to engage the people you disagree with rather than shutting them out or shutting them up. Not only because it gives you a chance to challenge their views and maybe even change them, but also because sometimes they may just be right. Ecco, quello che dice è radicale. Quello che dice è radicale. Dice che se vogliamo uscire dalle nostre echo chamber dobbiamo cominciare a parlare con gli altri. Parlare con gli altri non per convincerli o zittirli con le nostre ragioni. Parlare con gli altri perché potrebbero anche aver ragione. Ritornare ad ascoltare, quindi ripristinare la modalità di comunicazione, cosa che i social, che erano stati in qualche modo retoricamente, entusiasticamente idolatrati come la futura pace della comunicazione, in realtà hanno creato un internet di Babele. Era un articolo che avevo scritto sulle scienze nel 2018, dell'internet di Babele. Cioè internet, invece di fare un effetto unificante, ha creato una esplosione del relativismo in cui ci si è chiusi. Cioè il relativismo è diventato proprio un luogo virtuale in cui mi rinchiudo e nutro una determinata narrazione. E infatti ho proposi nel 2018-2019, una cosa a cui ancora stiamo lavorando, una specie di global debunker, cioè una piattaforma in cui monitoriamo gli argomenti che possano in qualche modo polarizzare l'opinione pubblica e lì cercare di applicare delle tecniche di comunicazione sia giornalistiche che social per semplicemente abbassare la polarizzazione, perché a noi le fake news, come avrete capito, sono una frazione minimale del problema. Il problema è la relativizzazione del discorso, come è giusto che sia, oltretutto, e la nostra incapacità di gestire questo relativismo, il grosso problema, quello che porta alla grande diatriba, la grande dialettica contro i social. Trump è stato eletto per colpa delle fake news? No, Trump è stato eletto perché l'informazione viaggia più velocemente, l'elite non è in grado, non ha ancora intercettato questo cambiamento in corso d'opera, propone paradigmi vecchi, non ce ne sono di nuovi, si torna verso il populismo, si torna verso una mancanza di un cenno razionale alla comprensione del reale che stiamo vivendo. E razionale non intendo razionale illuminista. Razionale intendo la capacità di intessere una visione che sia in grado di contenere e non aver problemi con la complessità di un mondo che non può essere spiegata con i paradigmi del Novecento, perché ci sono elementi che nel Novecento non c'erano. E per fare questo, ovviamente, stiamo studiando adesso, per esempio, come ci si contagia stando nell'eco chamber. Cioè, più siamo immersi nell'eco chamber, più ci contagiamo anche linguisticamente, come emergono le lingue, un po' questa internet di Babele, no? Poi, novità e emozioni, cioè i tratti di personalità nelle news che vengono riportate. Vogliamo un po' ricapitolare un po' come il modo di fare il giornalismo impatta nelle reazioni degli utenti. Cioè, abbiamo fatto un esperimento nel 2019 con Beppe Severnini e la Anna Applebaum, premio Pulitzer, dove abbiamo preso la pagina del Corriere, abbiamo scritto 100 articoli, 10 di diversi tipi, cioè blocchi di 10, ognuno che raccontava la notizia in una maniera diversa, per misurare come questo modo di raccontare la notizia polarizzava il dibattito pubblico. Ecco, il risultato è che praticamente non c'è una soluzione, perché ogni modo di raccontare una storia, sia riportando semplicemente i dati, facendo un discorso razionale, facendo un discorso emotivo, di fatto chi è d'accordo, chi è prone all'arrabbiarsi, alla credine, si arrabbia e comincia a commentare in maniera tossica. E poi stiamo studiando come l'impatto della comunicazione scientifica sui social, cioè come la comunicazione scientifica possa migliorare con un approccio vagamente più inclusivo rispetto a quello che abbiamo visto durante il Covid, nei periodi giusto pre-Covid, per essere una cosa inclusiva, non un discorso elitario che viene fatto da un altare, perché la santificazione della scienza rischia di essere uno dei più grossi errori che stiamo facendo in questo secolo. E questo è il gruppo che ha sviluppato il lavoro.
sono i miei colleghi, Anna Lucia Smith, Emanuele Brugnoli, Antonio Peruzzi, Antonio Scala, Fabiana Zollo, Matteo Cinelli e Carlo Valenzise. Ne mancano alcuni, ma più o meno sono tutti. Questo è il corpus dei 20 articoli scientifici che abbiamo fatto per arrivare alla costruzione di questo corpus teorico. E qua io mi taccio e mi apro, mi rendo disponibile per domande. Benissimo, ringraziamo a nome della UAR e il professore Quattrociocchi per questa interessantissima relazione. Siamo un po' sconsolati perché abbiamo capito che sarà molto difficile uscire dalle nostre bolle comunicative, ormai siamo rassegnati a questo, ci confrontiamo solo fra di noi, se ho ben capito. In attesa che arrivino comunque domande dal pubblico, comincio progendendone una io. Mi è parso, se ho compreso bene, mi è parso di capire che alla base di tutto questo processo c'è un meccanismo di conformismo, per cui ognuno di noi ha la tendenza a uniformarsi a quello che crede che sia il giudizio delle persone che lo circondano. Si capisce anche perché dal punto di vista sociale possa essere, dal punto di vista evolutivo, utile un comportamento di questo tipo. Quello che mi domandavo ascoltando prima questa relazione era se è stato misurato, è stato testato, se questo comportamento è uniforme, proprio in termini di numeri, attraverso le varie società nel mondo. Mi spiego, certe caratteristiche umane variano moltissimo da società a società, penso alla prossemica, per cui certi popoli tendono a mantenere una distanza verso gli altri, diversa di altri popoli. Quindi mi chiedevo se anche da questo punto di vista c'è uniformità o divergenza di comportamento, se certi popoli tendono a essere appunto più conformisti e altri più individualisti, se è stato misurato scientificamente. Sì, abbiamo fatto una comparazione tra il consumo di informazione in Francia, Italia, Inghilterra e Germania. E paradossalmente il comportamento è più o meno simile, ci può essere più o meno polarizzazione, quindi più o meno spaccamento dell'opinione pubblica, però abbiamo notato che questa polarizzazione correla con la fiducia nelle istituzioni, quindi non è tanto un fenomeno etnico, se vogliamo, cioè un fenomeno antropologico, è più che altro un fenomeno legato, sociale, legato alla fiducia che la popolazione ha negli organi istituzionali. Per esempio in Germania, in Spagna c'è un'alta fiducia nelle istituzioni e quindi la polarizzazione tende ad essere molto bassa. In Francia ed in Italia invece abbiamo dei mostri, delle cose mostruose come cose. E questo però non penso sia una questione antropologica, cioè penso che sia proprio una questione di relazione con i governanti, cioè la percezione dell'immagine che ho della classe dominante, della classe dirigente. Questa è un po' l'idea, perché non è soltanto una questione di conformità sociale. Diciamo che la conformità sociale funziona bene in un contesto abbastanza eterogeneo, no? Cioè se tu sei limitato al tuo vicinato, no? Quindi le persone più o meno che c'è intorno, nella tua distanza fisica, per quanto simili, un po' differiscono da te. Invece tu sui social puoi trovare esattamente il tuo mondo in cui la conformità sociale è perfettamente a tuo agio col tuo sistema di credenze. E quindi quello crea una esasperazione del personaggio che sublima poi nell'estremismo, nel tribalismo estremo. Sì, quello che pensavo io era che forse questa attitudine al conformismo spinge di più a chiudersi in tribù più circoscritte, magari in paesi dove è meno forte questa necessità di conformismo c'è più disponibilità a frequentare anche altre tribù, e quindi diciamo, prima abbiamo visto il grafico dei due estremi polarizzati, magari c'è qualcuno che si trova anche in mezzo, era questa l'idea della base della domanda. Sono molto pochi, diciamo, sono molto molto pochi. L'abbiamo calcola che quello dei vaccini è mondiale, quello è proprio sul dato, è mondiale, su tutto Facebook, quello lì, tutto Facebook e tutto Instagram. Cioè proprio c'è due mondi separati, perché è narrativo.
cioè tu scegli la narrazione che più si confà alla tua visione del mondo, no? Cioè tu sei della Juventus, vuoi amici juventini e ti circondi di amici juventini. Sei un esistenzialista, ci circonderà di amici esistenzialisti. Li cerchi, una volta che li hai trovati, rimani lì dentro confinato. Per quale motivo dovrei andare fuori da una cosa in cui alla fine si litiga e si è molto più estremi? Preferisco la mia comfort zone. Quello è il marchingegno. E non si esce dalla bolla, ho capito. No. Io qua non vedo domande. Si vede che era tutto quanto chiarissimo. Ecco, ci chiede Giovanni. Dice che il debunking è inutile perché è polarizzato, ma forse non del tutto inutile per chi non ha ancora un'opinione precisa. Cioè, quindi Giovanni ipotizza l'esistenza di persone che ancora non hanno scelto in quale tribù appartenere e grazie al debunking possono essere orientati a fare la scelta fra virgolette corretta. Ecco, la dico, la sparo grossa. Probabilmente potrebbe uscire tra un anno o due anni un esperimento che dimostra che la nostra posizione decisionale, la nostra attitudine, qui si parla di scelta, no? Cioè chi ancora non ha deciso, chi ancora non si è fatto un'opinione, chi non ha ancora scelto, che probabilmente si dimostrerà che la nostra scelta non è effettivamente una scelta così da libero arbitrio, ma una scelta denotata dalla nostra struttura cerebrale. Questo per dire che cosa? Per dire che la nostra scelta d'opinione di media già è sottesa, già c'è. Cioè abbiamo un'inclinazione, siamo proni verso uno o l'altro rispetto alla scelta. L'unica cosa che ci attiva è il numero di stimoli che riceviamo in una determinata direzione. Quindi al massimo posso far cambiare idea ad uno che già era... Non faccio cambiare idea, al massimo sposto uno che già era deciso. Chi non si è fatto un'opinione, mediamente è su qualcosa che non gli interessa. Quindi quell'opinione non è così importante. Se c'è un'opinione, abbiamo notato infatti che il debunking inasprisce di molto la reazione, più l'argomento che viene smascherato o messo in discussione tocca le corde profonde dell'individuo. Cioè se è una mamma che ci ha avuto problemi con il figlio con le vaccinazioni, se gli dico che le vaccinazioni fanno bene, lei si arrabbia. Più l'argomento è sentito, più reagisci male. Quindi se non te ne frega troppo, il debunking forse può servire. Se è una cosa a te molto cara, no, guardi soltanto in una direzione. Viene da pensare che dovremmo eliminare la R dalla nostra sigla con, diciamo, questo tipo di informazioni. Va bene. Passo all'altra domanda di Loris, probabilmente lavora nella scuola, perché ci chiede su che cosa potrebbe basarsi un progetto scolastico di contrasto alla fake news. Abbiamo fatto un esperimento con Facebook. Facebook ogni tanto copre cose buone, ci ha dato 2 lire per mettere in piedi un format che abbiamo portato in versione pilota prima del Covid e l'abbiamo fatto in 40 scuole, cioè ai rappresentanti di 40 scuole del Lazio, dove praticamente un po' il tentativo di raccontare la questione delle fake news è proprio non tanto a spiegare le fake news, cioè a far capire che questa cosa delle fake news è un aspetto marginale di un processo più grande, che è il nostro comportamento emotivo di fronte all'informazione, al traffico di informazioni che passa sui social. E quindi praticamente abbiamo costruito questo format, si chiama Memedia, che ha ricevuto pure un elogio dall'ERGA, che è l'ente europeo per la garanzia sulle comunicazioni, dove fondamentalmente noi andiamo a spiegare come funziona il nostro cervello, come processiamo le informazioni per renderci un po' più consapevoli di quello che vediamo, così magari se cambia il processo saremo in grado comunque sia di sapere come funziona l'unica cosa che è rimasta uguale dagli ultimi milioni di anni fino adesso, cioè il cervello nostro. Quindi c'è quantomeno come funzioniamo noi quando processiamo l'informazione. Va bene, un'altra domanda, anche qua se sono stati fatti degli studi per valutare quanto possa influire il livello medio di istruzione sulla tendenza al conformismo nelle opinioni. Cioè se questo comportamento è trasversale, diciamo, rispetto a tutti i livelli di istruzione o se c'è chi è più soggetto di altri appunto a chiudersi a riccio. Queste sono le indicazioni che però non sono gli insight, non è l'ipotesi verificata, non è il modello, sembra dire che più o meno è trasversale,
trasversale, anzi potrebbe peggiorare con il livello di istruzione, perché più sei istruito più hai strumenti e strutture per cui ti è molto difficile scardinare un'informazione pregressa, pure se è trattata male, insomma. Cioè non è raro trovare ginecologi che propongono medicina omeopatica, insomma, ecco, succede. Quindi diventa paradossalmente una corazza che ci rende più impermeabili a ogni genere di critica, di ragionamento contrario a quello che già pensiamo. Stavo cercando altre domande. Vabbè, qua c'è una considerazione di Fiorenza Preda che evidentemente non si rassegna a questo tipo di ragionamenti, ci dice: buonasera, sembra un terribile circolo vizioso, quindi l'unica soluzione per uscire dalla bolla è uscire dai social? Ma pure che dobbiamo fare dal punto di vista pratico? Noi tendiamo sempre a vivere in una bolla, c'è proprio una caratteristica umana quello di vivere in una bolla, adottare una visione del mondo e sviluppare quella. È umano, credo. Il punto non è uscire dalla bolla, il punto è starci bene dentro nella misura in cui la prendiamo poco seriamente, cioè impariamo a prendere un po' meglio seriamente i social nascono come strumento di intrattenimento, non come strumento di informazione. Quindi se cominciamo a scherzare, a fare un po' più battute, a condividere informazioni meno importanti, meno potenti, forse si alleggerisce pure un po' l'atmosfera, che poi alla fine è quello che conta veramente, un po' di leggerezza, insomma. Questo secondo me è un consiglio grosso. Ho capito. Io con questa ultima considerazione stupenda penso che possiamo chiudere la conferenza. Ringrazio ancora a nome di tutti quanti il professor Walter Quattrociocchi. Speriamo in un futuro di poterla avere nuovamente con noi. Grazie. Volentieri. Arrivederci. Arrivederci. Un saluto da parte mia e da tutto il circolo, vi invito a continuare a seguirci sulle nostre pagine e vi avvertiremo quando prepareremo qualche nuovo appuntamento di questo tipo. Grazie e saluti. Aspetta un attimo che provo.